Oggi, come prima cosa, faremo un tiramisù. Tiramisù particolare. Gli ingredienti sono le uova, il mascarpone. Il mascarpone è un formaggio tipicamente italiano. Il caffè italiano amaro. Un'ottima qualità di cacao, sempre amaro. Il vin santo e lo zucchero bianco. Come ingrediente di base adoperiamo i pavesini. I pavesini sono dei biscotti molto delicati e leggeri che rendono questo tiramisù particolarmente light. Intanto andiamo a fare una dose per 12 persone che ci servono. 12 uova, 1 kg di mascarpone, caffè quanto basta, cacao quanto basta, un cucchiaio di vin santo, 12 cucchiai di zucchero bianco e pavesini quanto basta. Delle uova si adoperano solo pintuoli. Le chiare non le buttiamo mai via. Si possono, con le chiare si possono fare delle frittate dietetiche, si può fare impanare le cotolette o fare le spumiglie o un dolce dove non servono i tuorli. Una volta separato l'albume dai tuorli, andiamo ad aggiungere lo zucchero. 12 cucchiai di zucchero. Ora andiamo ad aggiungere anche il vin santo, un cucchiaio. Siccome siamo in Toscana, adoperiamo il vin santo, che è un vino da dessert, mentre per chi non ha il vin santo si adopera il Marsala Dry o le fialette piccole del rum da dolci. E ora si va a montare tutto. Quando si montano le uova, qualsiasi crema che si possa fare, si gira sempre per lo stesso verso, altrimenti la crema, come diciamo in Italia, può impazzire. Per cui il verso è sempre lo stesso. Questo vale tanto per lo zabaione, per la crema pasticcera e soprattutto per la maionese. Non bisogna tenere molto a contatto zucchero e uova e magari andare al telefono, attaccare una telefonata, perché lo zucchero a contatto delle uova brucia le uova e impedisce la montatura dell'uovo. A questo punto, vedete, l'uovo ha una mezza consistenza, non è molto solido, ma ha questa consistenza semifluida. A questo punto, Felicia, che cosa fai? Andiamo ad aggiungere il mascarpone. Ecco, aggiungo il mascarpone. Brava, Felicia, me l'ero dimenticata la faccenda. Ok? Uno. Ora andiamo a rimontare tutto insieme. Può succedere che, essendo il mascarpone un formaggio, può essere anche più consistente a seconda della qualità del prodotto o anche del tempo entro il quale viene conservato. Per ridurlo a questa cremosità, che cosa si può aggiungere, Feli? Volendo si può aggiungere la panna, o nel nostro caso non si è aggiunto niente. Si può aggiungere anche 2-3 cucchiai di latte o di panna liquida. Di modo che abbia questa consistenza. È una consistenza molto fluida, viene giù così. Questa è la consistenza esatta. Prima di tutto si va a mettere uno strato molto leggero per attaccare i nostri biscotti. Ecco. Un strato sottilissimo in fondo al contenitore in modo che i biscotti non vengano via. E si fa uno strato di pavesini.
per leggermente. Non andiamo a mettere il caffè freddo, mi raccomando. In questa fase del tiramisù il caffè deve essere molto poco, non si mette abbondante. Basta solo leggermente bagnarli, di modo che loro abbiano la consistenza, tengano la consistenza. Sopra qui mettiamo il cacao. Cacao, c'è lo strato di cacao, poi si va a rimetterlo sopra la crema. Allora, qui si mette un bello strato abbondante di crema. Sì. Vai. Adesso andiamo a stendere piano piano. Se no si sollevano i biscotti. Si parte dal centro e si va verso i lati. Bene, perfetto. Ok? Metterla in pari. Ora si va ad aggiungere un altro po' di cacao amaro, sempre amaro. E a questo punto si va ad aggiungere un altro strato di pavesini. Si fa un altro strato di pavesini. Questa è la ricetta classica del tiramisù, cioè fatto con il cacao amaro e il caffè. Però se abbiamo una festa con dei bambini, allora si può fare variare gli ingredienti. Per esempio, in primavera si può fare un succo con le fragole, al posto del caffè bagnare i biscottini con il succo di fragole, mettere la crema, guarnire con le fragoline e procedere in quel senso. Oppure si può fare anche con un'ottima qualità di ananas, con il succo dell'ananas si bagnano i biscotti, si mette al posto sopra i biscotti l'ananas, la crema, e poi si procede fino alla fine, guarnendo alla fine con delle fette di ananas. A questo punto mettiamo il caffè, abbondante questa volta. Perché abbondante? Perché bagna i biscotti, questi nei quali adesso lo stiamo mettendo, poi essendo un liquido il caffè scende verso il fondo e bagna anche il resto dei biscotti. Lo facciamo scivolare. A questo punto andiamo a mettere un altro po' di cacao, tratto leggero. Ed infine tutto il resto della crema. Scusami bene. Andiamo a stendere partendo sempre dal mezzo verso in alto. Il nostro tiramisù. Adesso il tiramisù è pronto. La regola vuole che a questo punto mettessimo sopra il tiramisù il cacao, ma essendo che il tiramisù sta nel frigorifero qualche ora prima di servirlo, il cacao verrebbe assorbito in maniera disuguale dalla crema. Il cacao si mette al momento in cui il tiramisù viene portato in tavola. Con la pellicola si copre e si mette nel frigorifero. Quanto tempo deve stare? Minimo 2 ore. Però io consiglio sempre di farlo 5-6 ore prima di servirlo. Se avanza, può rimanere in frigo 2 giorni. 2 giorni massimo. Difficilmente avanza.